Per fortuna, ogni tanto, nei momenti migliori della storia dell'umanità, si manifesta qualche spirito illuminato. Rumi è un poeta mistico persiano che ha saputo scoprire nel XII secolo il filo d'oro dell'unità fondamentale di tutto. L'intero suo insegnamento porta l'impronta della più grande tolleranza. A volte basta un solo uomo a cambiare la storia. Con Rumi in tutto il mondo islamico è tornata a fiorire la bellezza, con tutti i suoi colori. La musica, la danza e la poesia di quest'uomo esercitarono una grandissima influenza sull'immenso impero ottomano e anche oltre i suoi confini. La tomba del maestro di Konya è ancora oggi meta di un continuo pellegrinaggio. Non sai che diverse vie portano alla Kaaba? Per alcuni la via passa per Bisanzio, per altri per la Siria, oppure la Persia o la Cina. Le vie sono differenti. Lo scopo è uno solo. I Sufi hanno sempre condannato l'integralismo e le guerre sante, predicando invece l'equilibrio che deriva dall'aver fatto pace con se stessi e dal vivere nel rispetto reciproco, nell'amore per la cultura e l'arte. L'insegnamento Sufi ha costituito per secoli una realtà trasversale nell'Islam. Il messaggio di Rumi era inviso ai benpensanti e ai dottori della legge, che criticavano aspramente ritualità e contenuti del suo ordine. Per Rumi, l'uomo supera infinitamente l'uomo. È un microcosmo, uno specchio del divino. La danza rituale dei dervisci rappresenta la corrispondenza fra micro e macrocosmo, il moto celeste del pianeta attorno al sole, la ricerca del sé supremo da parte delle anime separate. Le mani alzate verso il cielo ricevono l'energia divina e la distribuiscono agli altri esseri viventi. Il danzatore è solo apparenza e semplice intermediario. Il suono del flauto, il nei, esprime il dolore per l'esilio e la lontananza dalla patria spirituale. Poche parole che trasmettono un insegnamento. Sono come una lampada accesa che ha dato un bacio ad una lampada che non lo era ancora e poi se n'è andata. Ciò basta e lo scopo è raggiunto.